Mamma mia. Guarda che bello il transalfa con la sfonda del blu. Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale, a seconda che siate degli affezionados o no delle mie storie. Sono alla chiesetta di Sant'Ubaldo, posto famosissimo. No, scherzo, non lo conosce nessuno. Oggi sto sperimentando per la prima volta la formula bike and hike, cioè sto andando con la moto in un posto dove voglio fare trekking. Siccome la strada è un po' stretta, come avete visto all'introduzione, il posto è particolarmente bello perché comunque c'è tutta la strada lungo lago per arrivarci. Volevo un po' provare questa combinazione di fare trekking ma arrivarci con la moto. Ovviamente adesso sono vestito da moto, ma qua dietro ho tutta la mia attrezzatura da trekking, qua dentro lo zaino che ho fissato con una corda elastica. Ho messo il tanto bistrattato bauletto, perché poi ci lascio dentro il casco, il paraschiena e la giacca da moto. Qua siamo in un posto abbastanza remoto, quindi spero che nessuno si metta a forzare la moto. Sono a quota 880 metri e devo arrivare a 1500. Il cartello giù indica 2 ore e mezza. Secondo me, almeno per quello come sono abituato io a fare in montagna, secondo me massimo un paio d'ore sono su, massimo proprio. Quindi oggi vi faccio un po' vedere cosa mi sono portato dietro per fare il trekking in montagna. Io vi faccio da sempre, quindi ormai non ci penso nemmeno a cosa mettere nello zaino. Comunque qua lungo il Garda le montagne sono tutte carsiche, di origine carsica, il che vuol dire che erano in fondo al mare, il che vuol dire che l'acqua penetra subito nel terreno, quindi non ci sono sorgenti d'acqua in pratica. Quindi conoscere anche la tipologia di terreno che c'è è fondamentale nel sapere se troveremo acqua o no. Il che vuol dire che mi sono portato 1,5 litri d'acqua. Io ho questa filosofia che mi porto sempre molta acqua. Nel caso preferisco portare un po' più di peso, ma avere sempre l'acqua a disposizione, perché non portare peso ma poi avere una sete terribile perché non ho l'acqua, per me non è una soluzione molto ottimale. Però ognuno decide come preferisce. Chiaramente maglietta di ricambio, perché quando arriverò su sono sudato. Un piumino sempre, perché comunque si arriva in quota a 1500 metri, anche se oggi è una giornata pazzesca. Magari su tirano 50 km all'ora di vento, il piumino va sempre messo, per quello che pesa vale la pena sempre metterlo. Una cuffia, le scarpe a trekking. Io oggi sono venuto con tutta la mia attrezzatura, cioè sono proprio con la tuta da moto e gli stivali da moto. Casco, paraschiena e giacca da moto la lascio nel bauletto. I pantaloni da moto me li metto nello zaino e gli scarponi da moto sono troppo ingombranti, però non volevo un po' compromettere sulla sicurezza, perché comunque ci ho messo un'ora di moto ad arrivare qua e ci metterò chiaramente un'ora a tornare indietro. Li nascondo da qualche parte sperando che il buon Dio qua mi faccia da guardia. Ok ragazzi, sono pronto per partire, vi faccio vedere un po' il mio setup. Mi sono già messo la maglietta a maniche corte perché sono sicuro che farà caldissimo, fa già caldo stando fermi. Zaino, io ho questo zaino qui della Millet, è da 50 litri, quindi è bello grande. Non serve uno zaino così, io uno zaino così l'ho portato quando ho fatto 3 giorni di trekking e c'avevo dentro tenda e sacco a pelo. Adesso è un po' grande perché c'ho dentro il drone, la macchina fotografica. Tra l'altro mi sono accorto che avrei potuto utilizzare il piumino della giacca da moto da qua per fare il trekking, invece di portarmi un piumino differente. Per quanto riguarda le scarpe, io quando vedo la gente che va con gli scarponi da montagna che pesano 1,5 kg a scarpa a far sti sentieri, mi viene male. Allora, io gli scarponi da montagna li metto solo se devo mettere i ramponi, cioè se c'è ghiaccio devo mettere i ramponi, oppure se non so, sono in Dolomiti e devo affrontare delle pietraie per lunghe ore, altrimenti non ha nessun senso. Gli scarponi sono una roba secondo me di anni 80-90, oggi sono delle scarpe da ginnastica super performanti, super leggere, con una suola che ha un'aderenza pazzesca in Gore-Tex. Io mi trovo benissimo con queste qua, sono le Salomon Speedcross 5, queste qua sono famosissime della Salomon, hanno veramente questa suola qua tacchettata, hanno un'aderenza pazzesca, sono leggerissime e quello è il vantaggio, non ti devi portare dietro questi scarponi e soprattutto sono in Gore-Tex come tantissimi scarponi, cioè vuol dire che hanno una membrana intorno che non entra l'acqua se trovi erba bagnata o pezzettini di neve. Bene, oggi qua sulla neve non c'è e quindi possiamo partire. Adesso nascondo gli scarponi qua dietro e via. Ah, piccolo dettaglio ma non insignificante, quando preparo lo zaino io le chiavi metto sempre in una tasca qui bloccate con una
come si chiama questo qua, insomma, una graffetta. Perché capita spesso che la gente continua a aprire, prendere robe dallo zaino, le chiavi sono lì dentro, cadono, le perdi sul sentiero, addio, finita la giornata. Quindi le chiavi devono essere sempre in un posto che non cadono mai. Regola numero uno. Regola numero uno. Quando si assale una diligenza o un carro, ci si benda per non farsi riconoscere, chiaro? Chiaro. Quando si va in montagna e non si conosce il posto, non si dovrebbe mai uscire dal sentiero, perché quasi sicuramente vai incontro a rogne. Io per fare il fenomeno, il sentiero passava qua dietro praticamente, seguiva, andava a quella radura laggiù e poi seguiva questa cresta. Invece sono passato qua pensando di tagliare e invece sono arrivato solo un capanno di cacciatori e adesso mi aspetta questo piccolo pendio per raggiungere il sentiero che è lì sopra. Come lo so? Con l'applicazione Osmand, che è la stessa che vi ho consigliato nel tutorial per caricare e utilizzare tracce GPX. Fondamentale perché, come dicevo, c'è la topografia di tutto il mondo. Se il telefono è carico, il GPS prende, e prende quasi sempre, con la mappa offline è un po' difficile che ti perdi. Guarda che strada bella larga, non è proprio un sentiero, vedi com'è bella spaziosa anche qua. Cosa vuol dire? Chi è che fa strade spaziose in montagna per trasportare merci? Gli alpini. Questa strada qua l'ha fatta l'esercito durante la prima guerra mondiale. Neve nel versante nord. The North Face. Quella là, ragazzi, quell'isoletta lì è l'isola del Garda e quello sperone là è Sirmione. Questo qua davanti a me invece, questa rientranza qua, è il golfo di Salò. E quella punta lì invece, quella lì è punta San Vigilio. Tutti posti fantastici. Ragazzi, sono a 10 metri sotto la cima, sono arrivato qua al bivacco, la gara va qui. Mica male come posticino per un pranzetto, peccato che c'ho solo una barretta come pranzo. Qua invece c'è il bivacco vuol dire che si può dormire qua gratis, chiaramente se arriva qualcuno bisogna condividere il posto. Stazione meteo, ci sono 6 gradi. E qua c'è tutta la temperatura, umidità. Chiudere, giustamente, vediamo com'è. E questo è il bivacco. C'è il camino, fuori c'è la legna. Sono le offerte, perché chiaramente i bivacchi sono sostenuti dal CAI, che è il club alpino italiano, quindi essendo tutto gratuito comunque ci sono delle spese. Se uno viene, qua sono completamente al buio, se uno viene nel bivacco dorme gratis, magari lascia qualcosa, è tradizione. E qua c'è il libro, si firma di solito quando si è stati al bivacco, si lascia un pensiero. E qua non ho visto bene, c'è un soppalco, ma dove che si... Ah, lì c'è la scala, quella scala lì si va sopra il soppalco, così chiaramente tu accendi il camino, l'aria calda va sopra e te la dormi. Chiaramente qua non c'è elettricità. Ora lì ci sono dei vecchi sci e delle vecchie racchette da neve. Qua il bastone. Questi invece sono dei vecchi ramponi, probabilmente della guerra, questi qua. Diavolina. Queste qui, ragazzi, sono bombe della guerra. Guarda. Ecco, quindi prima o poi ci verrò a passare la notte, perché deve essere uno spettacolo fantastico all'alba. E chiudere sempre. E adesso andiamo in cima. Ma ragazzi, direi che siamo al top assoluto. E qui c'è la crista, guarda che saltino, eh? Niente male, da brivido.
Voilà. E qua c'è tutto il lago. Da sud a nord. Spettacolo, ragazzi, totale. Là sopra c'è la bandiera dell'Italia, tutti i nomi delle vette. Comunque adesso, ragazzi, facciamo volare il drone perché qua è il top. Ecco, ragazzi, sono arrivato, il Transalp c'è ancora, mitico. Ci ho messo esattamente 1 ora e 10 minuti a scendere, quindi è mezz'ora in meno che a salire. Veramente delle pontare ripide, l'ultimo paese sono delle pontare di cemento che portano delle baite che non so nemmeno come ci arrivino se non con delle moto da cross. Bene, ora mi metto in settaggio motociclista e si riparte verso il Garda. A few moments later. Eccomi qua, ragazzi, ci ho messo 10 minuti ma sono tornato in full body armor e adesso faccio il percorso che avete visto all'andata, torno sul lago e spero che vi sia piaciuto questo percorsino. Non è proprio una cosa super pratica, fare cambiarsi, vestirsi, però comunque vale la pena perché sennò non si potrebbero mai vedere dei posti che non si possono raggiungere in moto, e queste strade qua così strette con sterrato, problemi se incontri un'altra macchina, è molto meglio raggiungerle in moto, quindi questa è secondo me la soluzione più adatta. E piccolo dettaglio, se andate in montagna ricordatevi sempre sempre di dire dove andate, dove partite, dove volete arrivare e che sentiero prendete. È una cazzata ma può salvarvi la vita, perché io oggi ho incontrato 2 persone, però magari non incontravo nessuno. Se uno si sloga una caviglia, sei in una zona in cui non prende il telefono, magari può essere un problema perché ti trovano dopo 3 giorni, tu sei senza acqua, cibo, quindi per una cazzatina, come insegna quel film di cui non mi ricordo il nome, sembra 48 ore o 65 ore, di quel ragazzo che era rimasto incastrato in un canyon in Arizona o in Utah, nello Utah, e non aveva detto dove era andato. Alla fine non ve lo spoilerò, però se l'era vista molto brutta. Quindi mandate un WhatsApp, dite dove andate e divertitevi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ah, come sempre, file GPX del percorso, se vi interessa ve lo lascio nella descrizione. Ciao!